Vince, so che ci sono tantissime coppie di sposini che vengono qui a Niagara. Sì, sicuramente. Mai? Questo è dovuto al fatto che durante gli anni 50 e fino ai nostri giorni è stata pubblicizzata Niagara Falls come la capitale dei viaggi di nozze. In pratica danno tanti incentivi affinché le coppie appena sposate vengano a passare la loro prima settimana, due settimane qui a Niagara Falls. Poi hai visto tutti i casinò, ovviamente il casinò ha attratto tantissima gente, quindi gli hotel, i ristoranti. In pratica il governo canadese vorrebbe far diventare Niagara Falls la seconda Las Vegas, oppure la Las Vegas canadese. Ma infatti notavo, la cosa bella di Niagara sono tutte queste attività commerciali con delle insegne grandissime, molto luminose, con delle luci particolari, cose che non trovi facilmente in altre zone. No, effettivamente sempre questo è il progetto di far diventare questa piccola cittadina. Era una volta una piccola cittadina, adesso ci sono 80.000 persone che vivono qua e la vogliono far diventare proprio una capitale del divertimento, una città proprio come Las Vegas, un posto dove ci si può venire anche con la famiglia magari e poter essere intrattenuti in varie attività, sia per i bambini sia per i grandi, ovviamente con il casinò e altre attività connesse a questo tipo di divertimenti, diciamo. Tu sei venuto qua a fare le serate, Vince? Ti dico la verità, no, questa Niagara Falls forse città che mi manca nel mio calendario. Mi hanno chiamato tante volte, è successo l'anno scorso con il Capodanno, solo già impegnato. Adesso si vedrà, forse per l'anno prossimo ci saranno delle serate in estate, perché ci sono tantissimi italiani, tantissimi calabresi che risiedono in quest'area, che fanno tantissime feste durante l'estate, quindi hanno bisogno di cantanti. Mi hanno chiamato tante volte, però sempre occupato con altre cose, quindi sono venuto sempre per turismo qua a Niagara Falls io. Continuiamo il giro, Niagara Falls, Canada. Come Maurizio, se no ti ammazzi di palate. Let's go. Let's go. Hai visto? C'era. Sì. Niagara Falls è anche famosa a livello internazionale per il fatto che ci sono tantissimi musei della cera e ti fanno delle immagini, come vedi, di quasi vere. E i più grandi artisti che lavorano con la cera si trovano proprio qua a Niagara Falls, o si trovavano qua a Niagara Falls. E questo è uno dei business, diciamo, che attrae anche tantissima gente per il fatto che ti fanno la forma e la faccia. Magari questo per esempio è degli artisti, come puoi vedere c'è quella signora che è fatta pure in cera, che ti mostra come si lavora la cera qui a Niagara Falls. Se volete, se abbiamo tempo, possiamo andare a visitare un museo della cera che sta proprio qua vicino e ci sono raffigurati tutti i più grandi criminali d'America, incluso ovviamente il nostro grandissimo Al Capone. Facciamo una cosa, andiamo a vedere un attimino, arriviamoci. Certo che con la cera qua stanno tranquilli, perché questo freddo mo si squaglia. Andiamo. Poi se volete, secondo come ci troviamo, Maurizio magari ci può prestare i soldi, possiamo andare al casinò, che ne dite? Maurizio, scusa, i portasti non 7-8 milioni di dollari. No? Io camo. Vabbè, tengo io 30 dollari, andiamo.